Esercizio 4, parallelo di due resistenze R1 e R2 con R2 tripla di R1. La corrente che scorre nel parallelo è 3,2 A. Calcolare le correnti che scorrono in ciascuna resistenza, quindi I1 e I2. La differenza di potenziale tra A e B, cioè i capi di questo parallelo, non la conosciamo, ma non ci serve, perché comunque è la stessa differenza di potenziale ai capi di entrambe le resistenze, proprio perché sono in parallelo. Quindi scriviamo la prima legge di Ohm per entrambe le resistenze, i resistori. Quindi VA-VB uguale R1-I1, ma anche uguale R2-I2. Quindi uguagliamo queste due espressioni, tanto sono sempre uguali a delta V parallelo, e quindi viene questa, che poi dividendo una corrente per l'altra, I1 diviso I2, viene un rapporto pari a 3, perché viene il rapporto inverso delle resistenze. I1 su I2 uguale R2 su R1, con R2 tripla rispetto a R1. Questo risultato è anche intuitivo, perché siccome la resistenza R2 è tripla rispetto a R1, lì ci passa meno corrente, ci passa un terzo della corrente che scorre in R1. Quindi le correnti si dividono in due intensità, I1 e I2, che sono inversamente proporzionali alle resistenze dove passano, come è logico. Dove c'è meno resistenza, un terzo, passa più corrente, cioè il triplo, rispetto all'altra resistenza che è tripla, e allora ci passa un terzo della corrente. Si tratta di un'equazione con due incognite. L'altra equazione da affiancare è la legge dei nodi, cioè la prima legge di Kirchhoff, che appunto dice che la somma delle due intensità di corrente I1 e I2 è uguale alla corrente totale 3,2 A. I1 più I2 è uguale 3,2 A. Così è venuto un sistema di due equazioni in due incognite che si può risolvere per sostituzione, e sostituendo per esempio 3I2 al posto di I1 si ricava I2 e viene la quarta parte di I, cioè 0,8 A. Poi si sostituisce nell'altra equazione, viene I1 uguale il triplo, 2,4 A, il risultato è ragionevole, perché infatti la corrente che scorre nella resistenza più piccola è il triplo, 2,4 A, è il triplo di 0,8 A, cioè della corrente che scorre nella resistenza grande. Questo esercizio poteva essere risolto a mente dividendo la corrente che arriva, cioè 3,2 A, in quattro parti da 0,8 A, e di queste quattro parti se ne fanno passare tre parti nella resistenza da un terzo del valore dell'altra, e nell'altra resistenza invece passa una parte, perché la resistenza è tripla. Quindi dividere la corrente in quattro parti serve poi a realizzare due intensità di correnti che stanno nel rapporto 3 a 1, come sapevamo che doveva essere. Infatti il rapporto 3 a 1 dà 2,4 A sopra e 0,8 A sotto.